Il patto di integrità, soprattutto i patti di integrità in svolgimento in Italia, sono considerati delle buone pratiche. Action Aid Italia a Sibari continuerà a lavorare su questo tema anche nel corso dei prossimi due anni in cui il progetto proseguirà. Abbiamo in programma delle altre scuole di monitoraggio civico, questo per cercare di trasmettere a un numero sempre maggiore di persone le conoscenze di base su come funziona la procedura di appalto pubblico nel contesto specifico della legislazione italiana. Quindi abbiamo in mente di svolgerne almeno altri due appuntamenti destinati alla cittadinanza. Nel frattempo prosegue il monitoraggio tecnico sui due interventi finanziati dalle politiche di coesione europea nel museo e nel parco archeologico di Sibari. Sono in avanzata fase di esecuzione, dovrebbero concludersi entro quest'anno e quindi oltre alle scuole teoriche di monitoraggio civico organizzeremo delle visite al cantiere per mostrare i lavori conclusi a gruppi di cittadini interessati.